Buongiorno ragazzi, bentornati al canale. Come sempre, giù di muscoli a vita, eccoci qua, piccolissimo, brevissimo video. Oggi voglio solo parlare di perché e quali sono le ripetizioni per la forza e per aumentare l'ipertrofia muscolare, perché come sapete esistono diversi range di ripetizioni e voglio un attimo chiarificare per quale motivo a volte facciamo delle ripetizioni più basse, dalle 1 alle 6 ripetizioni, altre volte medie magari dalle 8 alle 12 e altre volte oltre le 12, 15, 20 ripetizioni. Che cos'è? Qual è la differenza per i nostri muscoli? Allora, se volete fare forza dovete concentrarvi soprattutto sulle ripetizioni basse con carichi pesanti, magari carichi dell'80% o sopra o al di sopra dell'80% del vostro one rep max, che è praticamente il massimo che riuscite ad alzare per una ripetizione su un certo movimento. Dovete concentrarvi quindi da 1 a 6 ripetizioni per set. Per quale motivo? Perché la ricerca scientifica dimostra che se tu ti concentri specialmente, ovvero 3/4 del volume che fai, 3/4 delle ripetizioni totali che fai nel tuo programma di allenamento, le basi su queste appunto ripetizioni da 1 a 6 ripetizioni con carichi pesanti, questo aiuta soprattutto ad aumentare la forza. È per questo motivo che i powerlifter, i ginnasti olimpionici eccetera eccetera si concentrano soprattutto su queste ripetizioni molto basse. Che cosa ci dice invece la ricerca scientifica sulle ripetizioni dalle 8 alle 12 ripetizioni? Come sapete, questo è il tipico range, intervallo di ipertrofia muscolare, ovvero con i carichi magari dal 50 all'80% del vostro one rep max un certo esercizio, e è stato provato anche qua dalla scienza, appunto, dalla ricerca scientifica, Eric Helms, Brad Schoenfield, questi padri del bodybuilding naturale, nomi molto importanti, dottorati, PhD, e 3/4 del volume. Se tu vuoi aumentare soprattutto l'ipertrofia muscolare, dovrebbe avvenire in questo rep range qua, dalle 8 alle 12 ripetizioni, quindi maggiormente se vuoi crescere i muscoli. Che cos'è che ha dimostrato la scienza sulle 12 ripetizioni e passa, quindi dalle 12 in su? Che cosa ci dimostra la ricerca? Che queste ripetizioni in realtà non hanno, a parità di volume, con le ripetizioni da 1 a 6, quindi di forza, e da 8 a 12, a parità di volume, lavorerà semplicemente sull'endurance muscolare invece di crescere il muscolo in sé. O almeno questo è quello che ci dimostra la ricerca scientifica, l'ultimissima ricerca scientifica. Oggi era semplicemente questo breve video, spero di aver fatto chiarezza per quale motivo ci alleniamo nell'1 a 6 ripetizioni, anche se vogliamo crescere soprattutto l'ipertrofia muscolare, se è la prima cosa che vogliamo, perché comunque per applicare il sovraccarico progressivo, che è la prima legge della crescita muscolare, dobbiamo aumentare di forza col passare del tempo, e come è stato provato in powerlifter eccetera eccetera, è più semplice, è più facile aumentare la forza più rapidamente se ci si concentra appunto su queste ripetizioni basse con carichi alti. Quindi se volete incorporare un mix nella vostra routine, questa è la cosa perfetta. Se volete fare forza, fate 1/4 del vostro volume totale al di sopra delle 6 ripetizioni e 3/4 dall'1 alle 6 ripetizioni, se volete fare forza. Se invece il vostro obiettivo numero uno principale è crescere muscolarmente, quindi l'ipertrofia muscolare, allora 3/4 del volume dovrebbe essere nel rep range dalle 8 alle 12 ripetizioni e 1/4 nelle ripetizioni di forza 1 a 6 e 1/4 oltre le 12 ripetizioni, così potete includere anche un po' di drop set o quello che volete con più di 12 ripetizioni. Breve video qui per voi, se vi è piaciuto mi raccomando buttate su un like, se non siete ancora iscritti cosa fate? Iscrivetevi, qua solamente ricerca scientifica che è stata fatta in questo appunto nell'ambito del fitness e che secondo me è molto importante. Se non avete ottenuto tanti risultati, tanti progressi, concentratevi sulle basi, concentratevi sulla ricerca scientifica e molto probabilmente, anzi quasi ve lo garantisco, che inizierete a vedere i risultati, perché è proprio quello che è successo a me. Detto questo, ti ringrazio che stai ancora guardando, mi raccomando spacca il pulsante like, noi ci vediamo in un prossimo video.